Bentrovati cari buongustai, anche oggi a casa tua e allora la lettera dell'alfabeto di a casa tua anche oggi, perché ieri siamo rimasti in sospeso con tanti discorsi e tanti appunti sull'enogastronomia calabrese nel mondo. E allora avremo ancora la A di associazione e poi ancora la C. La C, sì, la C ci piace, di cuochi calabresi. Perché? Perché abbiamo parlato di queste medaglie, ben 7 medaglie in pochissimi giorni in una gara culinaria che si è tenuta in Lussemburgo dal 22 al 26 novembre scorsi ed è la Culinary World Cup. Un campionato che si svolge ogni 4 anni, come i campionati mondiali di calcio, però questa volta c'erano appunto gli chef che si sono presentati in un team. Per la prima volta la Calabria partecipa in un team e porta a casa ben 7 medaglie dei nostri cuochi associati. Quindi, insomma, vi racconteremo ancora il racconto di queste ricette dal vivo con alcuni degli esponenti dell'associazione Cuochi Calabresi e facciamoli entrare subito. Li conoscete? Chi saranno a rappresentare qui gli altri che hanno vinto medaglie di bronzo e d'oro? I protagonisti allora che rappresenteranno tutti gli altri chef che hanno gareggiato in questa bella competizione in Lussemburgo: Antonio Chirico e Bruno Mamone. Bene ragazzi, ben trovati. Millennium, quanto siete belli, che bei ragazzi, presidente. Ma li scegli tutti con disegno? O sono loro che scelgono te? Sono loro, no. Diciamo che ci scegliamo a vicenda. Va bene. È vero, come un buon cuoco sceglie i propri ingredienti per realizzare una bella ricetta e sicuramente ne viene fuori un grande successo. Allora, raccontiamo intanto anteprima, perché abbiamo la medaglia d'oro per la sezione sculture del nostro campione Daniele Barresi. Fermo lì perché, ma andiamo avanti la ricetta. Con questa che cosa vi siete aggiudicati, ragazzi? 1000 foglie di pesce spada, una ricetta tua? Sì. Benissimo, quindi questa è un'altra bella ricetta trionfante a base di pesce spada, poi abbiamo delle patate, del porro, dei peperoni che facciamo la salsa e delle melanzane. Bene, avete ridotto tutto, gli ingredienti sono già lavati, tagliuzzati, coriandoli di peperone rosso, abbiamo la patata sempre cubettata sottilmente, il porro, del burro, il porro. E vabbè, per gli ingredienti nel dettaglio andiamo dopo. Iniziate la vostra preparazione del brodo vegetale già qui, che non può mai mancare nella cucina di qualsiasi buon gustaio o buon cuciniere, e dell'olio di arachide per friggere. Al telefono abbiamo Daniele Barresi, medaglia d'oro alla Culinary World Cup. Daniele, ben trovato a casa tua. Salve, buonasera. Ciao Daniele, ci chiami da quel dì di Campo Calabro, mi dicevi? Sì, ora mi trovo a Campo Calabro. Tu invece sei originario di Bagnara? Sì, assolutamente. Ecco, abbiamo fatto incetta dei torroni di Bagnara Calabra, aromatizzati al bergamotto, chiaramente. Senti, tu che sei il maestro dei coltelli, ma com'è che hai fatto tua praticamente una tecnica che è tutta Thai, come il riso che mi piace da impazzire, thailandese? Daniele, raccontaci come è iniziata questa passione con i coltelli, quelli a lama sottile, abbastanza affilati. Sì, per questa tecnica io utilizzo un coltello che si chiama filetto thailandese. È una tecnica, penso che è antichissima, dal 1300 in Thailandia iniziano a intagliare queste rape, zucche, e che ora, diciamo, in Italia è scoppiata appunto il boom dell'intaglio thailandese. Io da 5 anni che la pratico, da 3 anni che sono un maestro, quindi anche da 3-4 anni che partecipo ai vari campionati. L'anno scorso a Basilea medaglia d'oro, quest'anno a Lussemburgo tramite l'associazione professionale Cuochi Calabresi. Ecco, quindi possiamo fare un applauso mentre ti vediamo premiato da una giuria attentissima, da una ricchissima platea di tanti professionisti nel settore. E tu in particolare ti sei cimentato appunto in questo taglio thailandese, tecnica thailandese di sculture, però su quale vegetale? Un vegetale per il quale noi impazziamo, che è la zucca. Sì, ho utilizzato zucca, rape,
delle patate israeliane che sono le arancioni, non so se sono riuscita a vederle in foto, sì, quelle arancioni. E niente, ho realizzato dei draghi che si incrociavano tra di loro e due zucche ornamentali, quindi tagli abbastanza preziosi, precisi, minuziosi, come vogliamo definirli. Vediamo, quindi, bravo, veramente. La giuria ha apprezzato e sì, mi ha fatto proprio piacere sentire anche i loro commenti. Grazie per averci fatto fare questa bellissima figura a tutta l'associazione Cuochi, ma a tutti noi calabresi, amanti o meno della buona cucina, non importa, l'importante è appunto che sia venuto fuori un team Calabria, il primo ad esibirsi nel mondo in una gara di competizione culinaria, vero Presidente? Sì, per la prima volta la Calabria e siamo stati felicissimi di rappresentare, come dicevamo prima, ieri nella trasmissione tutti i cuochi calabresi. È andata una squadra non solo di giovani, ma di persone appassionate, di mezza età pure, diciamo così, con qualche anno in meno della mezza età, non vorrei che se la prendessero, no, ma certo, gente molto molto preparata, a parte i ragazzi che stanno crescendo, e tra questi c'è... La vostra media era bassa, dai, Daniele ha 24-25 anni, ma è già bravissimo, è già un campione in questo settore. Un professionista, che fai anche tu, ricordiamolo Daniele, pratichi anche dei corsi professionali? Sì, ho una scuola, la Danish Art School, che proprio quest'anno ha avuto il boom, riesco a fare corsi su tutto il territorio nazionale, su Milano, Sardegna, domani parto a Roma, quindi... Bene, allora senti, tra una partenza e l'altra, che ne dici? Riesci a fare una capatina qui, nella cucina di a casa tua? Così lo facciamo vedere dal vivo, sai che i nostri telespettatori pretendono di conoscere il tuo viso, perché oltre alle ricette noi raccontiamo anche del valore umano che ognuno di voi avete, ed è prezioso. Sì, assolutamente sì, presto sarò lì in trasmissione, giusto per far conoscere il bello della Calabria, perché come sappiamo tutti ormai... parlano sempre di cose brutte, però l'associazione, noi dell'associazione cerchiamo appunto di far conoscere il bello della Calabria, che è tanto. Bravi, perché scegliete degli ingredienti che evidentemente tengono altissimo il tono dell'umore e della collaborazione, che è anche una virtù rara, soprattutto in un territorio come il nostro, che si conosce e si contraddistingue per lo spirito di non collaborazione. Voi siete un esempio di cooperazione e collaborazione e di team. Che bello, un team calabrese, solo a dirlo mi fa una certa emozione. Allora grazie Daniele, ti lasciamo in quel grazie dì di Campo Calabro, salutaci tutta Bagnara Calabra e anche la tua grazie compagna mille, che sappiamo essere vicino a te. Grazie. Grazie mille, gentilissimi, ci vediamo presto lì in studio. Ti aspettiamo, ciao, complimenti. Daniele, ciao. Allora, ritorniamo a noi. Presidente, ragazzi, fermi, non frullare nulla, lo so, colpa mia, sono stata disattenta, abbiamo conosciuto anche il vostro collega Daniele. Che cosa è successo fin qui? Vi avevo lasciato con medaglioni di pesce spada, poi vi avevo lasciato con dello zucchero, delle patate, porro e melanzane. Ecco, ora abbiamo fatto la salsa, stiamo facendo la salsa, l'abbiamo reso un po' dolce. Quindi avete preso il peperone, l'avete spadellato? Sì, l'abbiamo spadellato con del burro e poi l'abbiamo lasciato andare un po' e abbiamo aggiunto dello zucchero. Ora lo sta frullando, che poi lo passiamo con il colino e facciamo la salsa da mettere sotto il pesce spada. Quindi un peperone caramellato? Sì, un po'. Va bene. E qual è il piatto tuo preferito, Presidente? Sappiamo che sono a buona forchetta, come me. Beh, i piatti preferiti nostri sono gli ingredienti. No, i tuoi, io voglio sapere i tuoi. Beh, io diciamo che nel 1973 sono stato campione calabrese con la stroncatura. Aspetta, perché da palmi, vai, devi frullare ancora? Giustamente, devo andare avanti, Presidente. Ecco, dicevamo, quindi nel 1973 è stato campione con la stroncatura, una pasta che mi fa impazzire perché al dente come piace a me, romantica perché racconta di una storia lunga, secoli. Lunga, di secoli, di diciamo di piccoli o grossi patimenti per i nostri anziani, genitori e altri, perché era una pasta che, era una cosiddetta pasta che... si chiamava per gli animali, ma non era vero, perché veniva preparata con i rimasugli di quello del mulino. Però una volta... Quindi farina non raffinata. I signori dell'epoca, quando l'hanno assaggiata, hanno capito che cosa si perdevano a non assaggiare quello che effettivamente loro
destinavano agli altri. E questa pasta particolare, come hai detto, è tipica di Palmi, dicevo bene, sì, no? Della zona della Piana, che si usa parecchio tuttora. Normalmente veniva preparata con della mollica, delle alici e via. Allora è stato un esperimento particolare, perché per la prima volta abbiamo messo le olive, i capperi, le olive nostre della Piana, è chiaro, ci mancherebbe, i pomodori, della salsa di pomodoro passato che facciamo noi, e del formaggio pecorino calabrese, piccante, qualche volta un po' di parmigiano, però usavamo molto il pecorino, tantissimo peperoncino nostro, preparato questa salsa in bollitura e con tanti altri ingredienti che adesso non mi fate dire la ricetta qui, magari la faremo un'altra volta. No, la faremo, perché questo adesso me la stai raccontando. Comunque è qualcosa di unico, che posso solo dire che allora ha gustato questa struncatura. C'erano in giuria Massimo Mollica e Martin Brugiar. Posso solo dire questo. Che meraviglia, ma io voglio pure una foto. Ce l'hai una foto di purtroppo quando... Purtroppo non c'era Rocco che te le faceva, mannaggia. Ecco, non c'era nessuno che li faceva. Ed è stata una cosa bellissima. Perché, però tu lo sai che adesso ti sei messo proprio... Ormai un cappio, perché io te la devo far rifare. Ma la faremo qui sicuramente, senza nascondere gli ingredienti. No, non tanto, guarda, le ricette sono al 100% veritiere, però ci sono i momenti, l'acqua, il sale che si usa, la mano, la pentola, tutto quello che è il pomodoro, cambiano. Oh, lo diciamo sempre, a casa tua non è soltanto il racconto di ricette, ma anche la mano di chi opera, certo. L'anima di chi investe gli ingredienti. I nostri genitori, i nostri nonni l'hanno capito sulla loro pelle, dovendo sperimentare tantissime ricette tipiche, e sono dei maestri, loro sono i primi cuochi effettivamente, certo, a casa, perché loro non buttano niente, cucinano con tanta passione e amore, ma non buttano niente, riescono a sfruttare tutto di quello che noi spesse volte, qualche volta, le buttiamo qui. Ma che noi adesso andiamo a riesumare tutto quello che abbiamo dato per spacciato fino a poco tempo fa, anche perché l'intento della nostra trasmissione è proprio questo. Abbiamo appunto racchiuso in queste due lettere dell'alfabeto, la A alla C, tutto quello che è stato della Culinary World Cup in Lussemburgo, e non ci perdiamo nulla nel frattempo di quello che sta succedendo qui con i nostri chef. Voi andate veloci, per fortuna telecamere quanto basta appunto per seguire tutto quello che avete fatto. Quindi abbiamo ridotto i nostri coriandoli di peperoni rossi in una salsa, a questo punto, sì. In una crema di peperone rosso, dolce. E le patatine le abbiamo brasate. Giusto? Sì, velocemente. Giusto, brasato, padella, come si dice quella tecnica? E ora andiamo a fare le melanzane, anche in padella, e il pesce spada. Poi uniremo tutti, metteremo una fetta di pesce spada, una di melanzane, un po' di patate e porro sotto la salsa. E compriamo il piatto. Ecco, parliamo di dieta mediterranea, valorizziamo i prodotti del nostro territorio, largo spazio a supermercati di grandissima qualità, famosissimi in tutto il mondo. Noi abbiamo la famiglia Perri, che nei grandi supermercati e Carrefour Market espongono un marchio, vi fanno trovare appunto per la vostra spesa un marchio privato internazionale e di estrema fiducia e serietà, quale Carrefour, marchio privato Carrefour, e poi un sacco di prodotti a chilometro zero agroalimentare nel reparto ortofrutta, nel reparto appunto delle carni fresche e del pesce, e anche nel banco appunto dei salumi e dei formaggi. Per cui scegliete sempre questa grande realtà in tutta la Calabria. Potete andare anche sul sito internet appunto del gruppo Perri. E poi ancora oli extravergine d'oliva, che primeggiano su tutti gli oli della Piana. Abbiamo queste tre bottiglie differenti, perché differenti sono le tipologie di olive, quindi differenti un po' la piccantezza, no? L'amaro di questi oli, tutti della Piana di Gioia Tauro, quindi Laureanum. Tu stai utilizzando Terra, che è un blend di ottobratica, tombarello e cicciarello, poi magari utilizzeremo gli altri nelle altre ricette. Questa ricetta tua di ispirazione, Bruno, allora nasce, intanto vogliamo sapere gli ingredienti di punta, quali sono? Sei legato ai prodotti stagionali, a degli ingredienti che ti piace cucinare in particolar modo? Che cos'è che prodotti, ti ispira? Sì, prodotti nostri e prodotti che mi piace cucinare, che anche mi piace cucinare. Che ti piace mangiare pure. Mangiare anche pure. Ecco, quanto è vero che si riesce a cucinare, Presidente, quello che ci piace mangiare?
È come l'hai verificato questo connubio? È come capire il gusto dei clienti nel ristorante, perché è chiaro che mi piace, c'è qualcosa che mi piace particolarmente, ma si mangia un po' di tutto, è chiaro che bisogna mangiare tutto per capire i sapori. E come dicevo prima, è capire il gusto dei clienti nel ristorante. Ecco perché adesso gli chef entrano spesso in sala, ma non per farsi vedere belli, ben vestiti, per capire, per guardare negli occhi pure i clienti, perché c'è l'espressione dell'occhio. È importante. Allora, quindi attenzione, voi chef alle prime armi, uscite in sala, come vi consiglia il nostro professore, oltre che presidente dell'Associazione Cuochi Calabresi Pino Sgrò, uscite in sala, andate a verificare di persona quali sono i gusti, le tendenze, soprattutto le opinioni dei vostri commensali. Questo è fondamentale, perché? Perché vi aiuta a crescere, vi aiuta a modificare, a migliorare, a ottimizzare i trend, anche perché oggi si cucina tantissimo, ci sono tantissimi locali di ristorazione, ci sono tantissimi, poi invece pochi sono quelli che sanno fare la differenza. Noi ne conosciamo per fortuna in Calabria diversi che fanno qualità, ad esempio abbiamo un grande amico in comune che è Franco Matina della Collina, che abbiamo continuamente va a sperimentare. Io spero di poterlo convincere qualche volta a venire a rappresentare. Aspetta che dopo lo chiamiamo, gli facciamo una telefonata dopo. Ah, sì? Sì, che lo sentiamo. Io speriamo di poterlo convincere, per farlo venire qui a far non vedere. Non molla, quel ristorante ci sta dalla mattina alla sera. Assolutamente, da 30 anni che lì. Vediamo cosa siamo capaci di fare noi di a casa tua. Vado un attimo da loro che vanno avanti, perché io con la coda dell'occhio cerco di seguirvi. Quindi medaglione di pesce spada di Bagnara, saltato in padella con la melanzana lunga, quella amara. Facciamo così, facciamo entrare la grafica degli ingredienti per realizzare appunto questa mille foglie di pesce spada, melanzana a cubetti e patate lesse con salsa di peperone rosso. Allora, per 4 persone, quindi 4 fette di spada, 3 peperoni rossi dolci, una melanzana amara grande, 2 patate, un porro, olio, sale, pepe quanto basta e olio d'arachide per friggere. Questi sono gli ingredienti, non abbiamo dimenticato nulla, li abbiamo detti tutti? Giusto. Giusto? Ok. Come siete voi due in cucina, oltre che due grandi amici? Condividete tutto, non voglio andare oltre perché almeno sul lato affettivo mi auguro che voi dividiate i vostri ingredienti, almeno quelli che avete nella dispensa di casa. Sì, 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 sì. Andiamo abbastanza d'accordo. No, hai capito che cosa ti ho detto? Sì. Non precisamente. No, non ha capito. Voglio dire, l'affetto lo dividete oppure anche quello condividete? No, lo dividiamo. Ah, ecco qua, che bonaccione. Lui dice, ma è impossibile che Anna mi fa un tranello del genere. Invece sì. Allora, ce ne andiamo in pubblicità. Cari buongustai, sei a casa tua, non ti sbagli, sei a casa tua. Andiamo avanti con le ricette dei nostri chef dell'Associazione Cuochi Calabresi. E poi andremo avanti con un'altra ricetta che ha vinto un'altra medaglia. Ricapitolando, 7 medaglie, 7. Poi facciamo il punto della situazione. Dopo la pubblicità, presidente aspetta, per pochi, anzi per tutti, cari miei buongustai. No, no, questo è proprio il caso di dire per tutti, perché è un piatto, questa mille foglie di pesce spada, melanzane su crema di peperone rosso, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo alla Culinary World Cup. È chiaro, con tutti questi prodotti qui in esalazione di profumi e quant'altro, io ho la collina in bocca, presidente, perché poi loro pensano che io non mangi, che io non beva, io non qua, io non là. Invece diglielo che buona forchetta sono. Una buona forchetta, una buona forchetta. Diciamo, la forchetta la lascia comunque dopo. Mangio con le mani, infatti. Bravo, bravo, ha capito. Mangio con le mani. È una cosa che io non ce la faccio a mangiare con la forchetta e il coltello. No, è grave. Gustoso, ma no, nel suo piatto può mangiare come vuole. Non c'è nessuna legge che vieta di mangiare con coltello e forchetta. Assolutamente. Ah, finalmente sì. Mi posso liberare dal male, perché a volte mi capita anche di dover mantenere delle formalità.
Però tu mi dici effettivamente nel tuo piatto puoi fare, certo, quello che non vuoi. Non il brodo però, no, no. Questo è chiaro, no? No, non ti preoccupare, il brodo non avrebbe senso perché il contatto è con le mani, dalle mani alla bocca, ecco. Allora comunque complimenti ancora per l'azienda Fiorino delle sorelle? Delle sorelle Fiorino. Fiorino, ragazze, vi aspetto 50 qui. 50 anni di pasticceria, abbiamo fatto una gran bella festa a luglio, ad agosto, che era il 24-25 agosto, qualcosa che hanno fatto quintali. Che è il santo patrono? Che festa era? No, era, no, diciamo, il giorno della proclamazione dell'Animella per la festa della Varia di Palmi. Oh, la Varia di Palmi! Che meraviglia! Sì, beh, sì. Un grande spettacolo anche quello. Ritorniamo però ad attenzionare appunto questo campionato che si è tenuto in Lussemburgo del 22 al 26 novembre, dove Antonio Chirico, insieme a Bruno che l'ha coadiuvato in tutto e per tutto, insieme a tanti chef, abbiamo sentito prima la medaglia d'oro nell'intaglio con il nostro Barresi, no, Daniele, poi abbiamo sentito anche ieri Francesco Trichiro della Ionica, Cosimo Panaia, poi ancora gli altri ragazzi, ricordameli tu. C'è Spadaro, Vinci Guerra, gli altri abbiamo nominati, c'erano altri che erano insieme a loro che non abbiamo nominati, ma non so Giovanni, c'era un Francesco Sgro, Burzì, Rocco Burzì, Piani, Francesco, Nunzio Infantino. Beh, 12 chef, 7 medaglie, no? Ragazzi. Sì. Mamma mia, bravi, 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 come ci avete fatto fare, bella figura. Allora, questo è finito, ragazzi. No, andiamo, no? A completare con un po' di ciuffetti di melanzana, quel che abbiamo ricavato dalla buccia di melanzana. Diteglielo ai nostri amici. Non si per butta guarnire, niente. Per guarnire un buon piatto, facciamoglielo dire a Bruno. Bruno, per guarnire un buon piatto, con le scorze ad esempio, che sono ricchissime poi di un sacco di proprietà, noi che cosa possiamo realizzare con la buccia di una melanzana nera ad esempio? Abbiamo fatto una julienne con la buccia, l'abbiamo fritta nell'olio a temperatura 180 gradi e l'abbiamo messa come guarnizione di sopra. Hai capito? Un filo d'olio. Andiamo a finire il piatto. Per la serie possiamo cucinare con tutto quello che abbiamo? Bravi, dieta mediterranea, qui devo dire pesce, ortaggi, melanzane, ecco, patate, c'è di tutto. Al posto del pesce spada potremmo anche optare per un bel filetto di carne bianca, sì, giusto? Sì, si può fare un filetto di carne bianca. Tacchino, coniglio, abbiamo visto. Poi la fantasia può arrivare dappertutto. È quello che abbiamo in dispensa, giustamente. Altra ricetta, altra medaglia. Intanto a supporto le immagini, li vedete ormai in carrellata, in ordine sparso, i nostri chef, medaglie di bronzo nella sezione cucina, medaglie di oro ed argento nella sezione sculture, tutto in Lussemburgo, questa manifestazione che si svolge ogni 4 anni come dei veri e propri seri campionati mondiali, dove tutti gli chef, giovani, mediani, hanno il tempo di organizzarsi tutti e di prepararsi. Gli chef del mondo, si parla di oltre 5.000 presenze. Sono state 6 giorni di gare, loro davano un tavolo di 1,5 metri quadrato al singolo e lì sopra bisognava mettere tutte queste, diciamo che erano quasi vediamo 28 queste strutture. Pezzi. Queste strutture, poi avete realizzato anche dei finger food che vediamo, sì, queste mini porzioni sparpagliate, no? Pronte appunto take, sì, away, e poi anche queste grandi esposizioni in lunghezza dove c'era l'esposizione di un menù completo? Sì, un menù completo, esatto. Ok, quindi dall'entrée fino al dessert. Dico bene, giusto? Mi avete fatto vedere delle foto meravigliose, il vostro team manager come fotografa lui, immortala lui i momenti, dovrebbe lavorare per la mia squadra, per il team di A Casa Tua, ma va bene così, lasciamolo nel ruolo che ha, che ci piace, ci sta bene. Ci serve più a noi. Dice un buon ingrediente il nostro Rocco. Cambiamo, change degli ingredienti, cosa prevede l'altra ricetta, altra ricetta, altra medaglia, qui veramente mi sembra... Beh, la medaglia la dobbiamo dire, la più bella medaglia dell'associazione la dobbiamo dire ancora quella, sì? È il futuro, fra 2 mesi, giusti, quasi, fra 2 mesi andremo a preparare un evento eccezionale, per la prima volta al mondo, quello, pure, stavolta pure. Quello al quale io penso. Ne parleremo dopo, esattamente. No, che dopo? Ne parliamo adesso, subito? Subito, Presidente, lo dicevo ieri, è una signora in mezzo al mare. Io ho avuto il piacere, grazie al mio caro marito, di prenderla diverse volte, di assaggiare la cucina internazionale e regionale dello chef di punta. Devo dire che c'erano anche un paio di chef, capo chef, chef executive, sì, di Palmi, ma non di su Bagnara, quella che noi non su quella, non su no, quella, lì ci dovete andare a voi.
Per cui è una signora del mare, è una nave da crociera. Dove? Che cosa accadrà a marzo precisamente sulla nave? Non è che vogliamo fare la pubblicità alla Costa, è la nuova ammiraglia della Costa, la Diadema, da poco varata. Tra i primi viaggi che farà, noi come associazione siamo riusciti, che era un pallino nostro da molti ma molti anni, questo, ma non per, per fare qualcosa di eccezionale con i nostri chef. Beh, e siamo... mediamente, i passeggeri su una nave da crociera di queste ultime dell'ultima generazione, quindi molto grandi, sono intorno anche a 8.000 presenze. Nel totale questa è una nave che supera i 5.000 passeggeri. Noi siamo andati a visitarla perché a terra le rassegne che facciamo sono i locali che andiamo a visitare. Sulla nave, no, pur conoscendolo, perché sono stato tante volte con gli stage della scuola, ma ogni nave ha le sue caratteristiche. Sono stato lì insieme al direttore, che manager nostro, il nostro capo team, per visitare tutta la nave, come poter meglio impostare la rassegna. E siamo riusciti ad avere i contatti, siamo stati a Napoli a visitare la nave. Da dove si partirà, Presidente? Partirà da Napoli. Noi la rassegna la faremo una rassegna di cucina artistica, di sculture vegetali, di pasticceria e di cucina, di sculture di tutti i generi, dove ci daranno un'ampia zona di cucine all'esterno, non dentro le cucine della nave, perché la legge... Quindi non è... nella stiva, diciamo? No, siamo, tant'è vero che siamo nelle... Sui ponti? Sul ponte quarto e sul ponte quinto facciamo un'esposizione continua nella zona dell'area shopping, che è enorme. Ma sapete quali sono le date? Perché io ci voglio venire? Dal 12 al 19 marzo noi partiamo da Napoli, il 13 faremo la rassegna tutta la giornata su questo ponte, con la presentazione visiva e libera a tutti i passeggeri. La rassegna è aperta a tutti, non solo per visibilmente, ma chi vuole partecipare. Può partecipare al momento, lui dice: guarda, vorrei partecipare alla gara, noi li scriveremo sul momento. Quindi fate cucina express, cooking show live? No, la cucina calda purtroppo per questo tornata. Quindi presentazione. Presentazione di piatti artistici come quelli che sono stati presentati in Lussemburgo, devono preparare lì sopra o montarli, o bisogna vedere. E più le sculture, tant'è vero che stiamo tentando, se raggiungiamo un numero sufficiente di sculture, di farla dal vivo, come il collega Barrese nel futuro verrà qui a fare questa, farla lì al centro del Bello, sarebbe bellissimo, anche perché lì di creazioni ce ne sono tantissime. È la nuova ammiraglia della Costa, la Diadema. No, attenzione, guardate, nulla di scontato, per cortesia, non badate al fatto che il Presidente viene qui, scusami Presidente, ci tengo a precisare questo, viene una trasmissione televisiva e ormai apri la bocca e si dà fiato. No, attenzione, soffermiamoci, una grande compagnia di navi da crociera italiana, dove ha avuto nel corso di tutti questi anni navigazione il fior fiore di cucine, di chef, grandi chef stellati, grandi esibizioni di sculture e quant'altro. Ha accolto il fatto di avere l'Associazione Cuochi Calabresi sulla nave, che darà appunto un lustro e una pubblicità pazzesca di sapori, colori e anche di qualità umane espresse lì in gran visione a tutti i passeggeri, che abbiamo detto raggiunto il numero massimo, sono 5.000 più l'equipaggio, insomma, complimenti. Non solo la presentazione del giorno, ma tutti gli altri giorni. Noi abbiamo avuto la disponibilità della compagnia insieme all'agenzia dei viaggi, che ci sta aiutando parecchio, che è un'agenzia viaggi di Rossano, che ci sta aiutando parecchio per poter meglio operare lì sopra. Tutti i giorni faremo dei seminari di cucina. Abbiamo un grande salone di oltre 100 posti a disposizione proprio nell'area shopping, dove andremo a fare dei seminari particolari di cucina del territorio
secondo la provenienza degli chef della Puglia, della Campania, cioè, della Sicilia, Calabrese, è chiaro, dove andremo a parlare di cucina e di altri temi che rappresentano sempre l'enogastronomia. Beh, anche perché è vero, ogni cena, che sia di gala o cena informale, prevede una regione, un menù a sera regionale, quindi lì ci sta tutta, insomma, questa esposizione. Noi questo ne possiamo solo parlare per adesso, in preparazione nel futuro. Vabbè, che, perché poi che cosa racconteremo dopo? Certo. Voi andrete? Certo. L'avete preparata la valigia? Quasi. Vi posso aiutare almeno a preparare la valigia, perché io sono sicura che mi terrete qui, sì, perché A Casa Tua andrà in onda tutti i giorni, come sapete, per diversi mesi. Questa è la quinta edizione, felici di esserci e felici di darvi dettaglio, però, di quello che si deve cucinare. Allora, intanto, per far venire fuori questo bellissimo trionfo di panura, aromatizzata? Sì, pistacchi. Questo è il che pistacchio. Mamma mia. Tostati, già cotti. Pistacchi. Poi abbiamo tostati. Qui il filetto di maiale, delle verdure come contorno e accompagnamento. Cioè, scusatemi, già questi potrebbero vincere un premio per come si presentano. Perché loro l'elemento cromatico ci tengono tantissimo. Certo. Allora, quanto è importante il colore piuttosto che il sapore, piuttosto che la consistenza in un piatto, oppure sono importanti tutte e tre? Sono importanti tutti e tre, ma il primo è il sapore alla fine. Ecco, il sapore. Perché vero, dobbiamo far mangiare le persone con l'occhio prima che ancora si inizi a degustare il piatto, però poi il risultato finale è sempre il gusto. È il gusto, è vero. La vostra passione, ragazzi, allora voi siete giovanissimi, però diciamo, da quando si inizia ad intuire che c'è della stoffa sulla quale poter costruire degli abiti meravigliosi, e quelli sono appunto le ricette che poi vengono fuori. Sì. Quando è nata questa passione per voi, da bambini, perché a casa avevate della gente che cucinava? Io ad esempio già quando vedevo mia nonna che andava a fare la pasta fresca, i macaroni in casa, con il sugo, ragù di maiale oppure di vitella, Ed era un giorno di festa già. Ed era la domenica, immagino, quasi sempre. E si faceva sempre il bis di ogni piatto che preparava. Ah, che spettacolo! Povera nonna, voglia ascilare, come si suol dire, no? La pasta e maccheroni. Insieme ai suoi figli. Perché il rito era anche quello. Preparare come per i dolci tipici, no? Abbiamo l'esempio delle biondine di Cittanova, abbiamo l'esempio di questi dolci fatti in casa, le scalille, i petrali. Sono tutti dolci che vedono un rito. Che è quello di unire le diverse maestranze, un momento per stare insieme, anche perché sono ricette molto meticolose, molto lunghe anche nel processo di lavorazione, c'è bisogno di un bello staff. Quindi vedete come la ricetta ha anche un ruolo sociale, un ruolo sociologico, che è quello di tenere unite, insomma, le famiglie. Sì. O comunque team di chef, come in questo caso, che vi fanno raggiungere degli ottimi risultati. E tu invece, Bruno, quando hai iniziato ad avere questa passione, questo amore latente? Io ho iniziato quando andavo a scuola, già alle medie mi ispirava la passione per la cucina, quindi in un locale mi è dato la possibilità, anche un locale nelle vicinanze, che ho iniziato a lavorare. Hai iniziato in casa vuoti. Però prima? Sì, prima facevo qualcosa in casa, così per... Ecco, ma poi, ditemi una cosa, visto che le mamme calabresi, soprattutto le mamme calabresi, adesso sono un po' più gli uomini a dilettarsi anche in casa, soprattutto le mamme, come accoglievano l'idea di dover avere un figlio in cucina? Non è secondo me una cosa facilissima da gestire. Come vi siete imposti voi sulla cucina di casa? Mia madre ad esempio ti fava tantissimo. Ah, per la cucina. Brava era la il signora, periodo bella, che la signora. Pure al mio paese ci sono tanti chef e cuochi. Vabbè, ne avete fatto un centro, sì. Laurana di Borrello. Sì, questo è stato poi alla fine un bel sogno che si è realizzato. Però già c'era il periodo che tutti andavano all'alberghiero. E lei pensava per questo? Sì, mi diceva, vai, è un bel lavoro. Come infatti ci sono i pro e i contro, però alla fine ti danno tante soddisfazioni pure. Guarda un po', troppe medaglie stai prendendo, figlio mio, non so qui quanto si può andare avanti di questo passo. Allora, tu invece, Bruno, tua mamma come l'ha vissuta questa cosa? No, è stata contenta dal primo minuto. Quindi ti lasciava spazio, sì, mamma, cucina io? Mi lasciava spazio, sì. Ma che spettacolo, presidente, che spettacolo. Allora, andiamo alla nostra ricetta. Abbiamo detto questo filetto di maiale. Sì. O arista. Una crosta di pistacchio. Fatemi vedere, lavorate qualcosa, sì. Vediamo. Andremo a prendere. Abbiamo bagnato la carta da forno. Perché? Perché poi durante la cottura nel forno tende a essiccarsi.
Invece così mantiene il filetto con tutti i succhi abbastanza morbido e più la carta non si va ad attaccare nel filetto. Ecco, e soprattutto non si carbonizza. Non si carbonizza alla fine. Lo dobbiamo aromatizzare il filetto, lo dobbiamo massaggiare, dobbiamo fargli un massaggio, anche se ormai insomma è da mangiare. No, ho un filetto da maialino, è già abbastanza tenero, non c'è bisogno che mettiamo aroma. Solamente un po' di sale e olio, del buon olio extravergine. Sale, olio extravergine d'oliva. Bene, quindi ci prepariamo per questa grande kermesse sulla nave da crociera. Volevo ancora dire una cosa, sempre per la rassegna. Inviterei eventualmente gli spettatori di A Casa Tua, che possono benissimo, eventualmente qualcuno vuole prendere parte. Prenotare la crociera? Può prenotare la crociera, basta andare su Cuochi Calabresi. Associazione Cuochi Calabresi. Ma sul sito Cuochi Calabresi o Associazione Professionale Cuochi Calabresi e avrà tutte le risposte da eventualmente se va bene, va bene. Questo perfetto. È un invito per stare insieme a divertirsi insieme. Non dal solo 13 al 19? Dal 12 al 19 dal marzo. 12 al 19. Si parte da Napoli, ci sono dei pullman che noi zona per zona secondo la organizzeremo e andranno lì e che le accompagnerà fin sotto la nave. Al ritorno ci sarà sempre il pullman e li porteranno a destinazione. Bene, allora patti chiari, potete farvi questa settimana a base di trionfi calabresi, di agroalimentare calabrese, grazie all'associazione professionale Cuochi Calabresi. Andiamo in pubblicità, ci ritroveremo tra pochissimo perché andremo avanti con questa ricettina, altra medaglia al valore per i nostri chef. Non mancate. A Casa Tua, cari buon gustai, per raccontarvi della Culinary World Cup tenutasi in Lussemburgo dal 22 al 26 novembre con una rappresentanza seppur minima ma di giovani cuochi dell'associazione professionale Cuochi Calabresi. Il presidentissimo Giuseppe Sgro è qui con me e Antonio e Bruno sono gli esponenti e sono i ragazzi che vi stanno raccontando della medaglia di bronzo che ha vinto questa presentazione di menù, perché l'abbiamo anche visto, no? Un menù che si presenta, vi è stato dedicato una sezione, uno spazio apposito dove esporre sia dei finger food che un menù completo dall'antipasto dall'entrée a finire al dessert. Ecco, questo è dei finger. Fa parte della medaglia di bronzo che tu hai vinto ed è un secondo piatto. Sì, questo è un secondo piatto. Ricapitolando, ragazzi, allora filetto di maialino. Maialino da latte che abbiamo messo dentro la carta da forno con olio e sale. Abbiamo le verdure qua già preparate e tornite che adesso andiamo a spolvere. Verdure e legumi, quindi sì, molto ricco questo legumi. Piatto. E qui abbiamo una passata di pistacchi che alla fine, dopo la cottura che faremo in forno, lo andremo a mettere questi pistacchi all'esterno. Ecco, vedo che avete frullato, aspetta, perché è bellissima, proprio il colore degli antiossidanti che fanno tanto bene al sistema circolatorio, ricchi di un sacco di vitamine che sono i melograno, i chicchi di melograno. Ma tu pensi che visto che hanno anche un potere portafortuna, hanno contribuito pure a portare fortuna? No, sono bravi loro, ma che c'è a dire melograno? Sì, diciamo che è chiaro che tutto il melograno si usa proprio per come portafortuna. Secondo diciamo me che l'avrà detto pure quello. Ma che il melograno è buono, ce lo mangiamo e certo, è finito lì. Buono, buonissimo. Scelta invece di introdurlo qual è? Cromatica, di gusto? No, sarebbe un pulisci bock. Dopo che mangiamo il maialino con il pistacchio e le verdure, abbiamo un pulisci bocca alla fine per degustare pure un aspetta dessert. Aspetta che non me lo spieghi bene questo pulisci bocca. Intanto noi per portarci avanti abbiamo già una caramella di filetto di maialino nel forno. Sì. Che ancora non è pronta. No, non è pronta. Non è pronta, va bene. Facciamo vedere la continuazione di questa qua. Vai, sì. Prendiamo dopo la carta da forno la carta alluminio. Si mette pure la carta d'alluminio come protezione in più. Ecco, per sigillare proprio tutti i succhi. Sì.
E la panura di pistacchio quando la metti? La metteremo alla fine con un goccio d'olio d'oliva all'esterno, perché già abbiamo avuto la cottura e la tostatura dei pistacchi. Va bene, va bene. L'avete ridotta in un mixer, no? Sì, sì. Ok, pistacchi interi. E poi qui vedo questo scioglievolissimo miele. Questo è il miele che andrà a concorrere insieme alla mela ed un po' di limone. Il pulisci bocca. Quanto siete bravi, ragazzi! E allora il via della grafica per la ricetta di questa parte del menù che si è aggiudicato appunto la medaglia di bronzo. Allora abbiamo appunto della lonza di maiale, il filetto di maialino in crosta di pistacchio al vino rosso con verdure e patè di mela al melograno. Per 4 persone 500 g di lonza di maiale intero, 100 g di pistacchi, 100 g di broccoli, 100 g di fagioli rossi, 100 g di zucca gialla, stessa quantità di patate, stessa quantità di zucchero, miele, un bicchiere di vino rosso, una mela, un limone, un melograno, una cipolla rossa, prezzemolo, pancarré e quello che basta chiaramente per far venire fuori un filetto abbastanza succoso, quindi della carta forno e della carta alluminio. E poi passione e il tocco magico di chi lo prepara, perché anche quello è importante. Certo. La sensibilità. Sono sensibili questi chef, presidente? Ma, sì, assolutamente. Non dico che non potrebbero fare gli chef, ma la sensibilità di trattare tutti i prodotti, dalle verdure alla carne, al pesce, particolarmente sono dei prodotti molto delicati e bisogna trattarli con i guanti bianchi, come si dice. Come si tratta una bella donna. Bene, bene, per rimanere in tema di cose buone. Bravo, bravo. Tu sì che lo sai. Come conquistare una donna, tua moglie l'hai conquistata tanto tempo fa e vedo che è ancora al tuo fianco, quindi non si sa, scegliere un uomo o una donna chef è garanzia di un rapporto longevo. Male che va si mangia bene? Beh, no, non sempre, perché ci sono delle donne come mia moglie che cucinano bene, perché dobbiamo ammetterlo, come l'abbiamo sempre detto. Quindi non c'è uno che prevale sull'altro? No, assolutamente, a casa lei cucina bene. Beh, è chiaro che se devo cucinare io non la lascio digiuno, questo è chiaro. No, assolutamente no, però lei cucina bene. Però... Ma penso che un po' tutte le donne, come abbiamo parlato prima, cucinano bene qui da noi tutte. Non so, avrei qualcosa, no, dipende, ti deve piacere, uomo o donna che tu sia, insomma, l'importante è che a casa tua trovi qualcosa di buono nella dispensa e che hai l'amore di metterla in padella e verrà... Sì, sì. Verrà sicuramente fuori qualcosa di molto buono. Profumi straordinari, scorzetta di limone, un agrume straordinario dalle mille virtù, insieme a questa mela, una mela molto croccante, sento al taglio, sì, vero chef? È vero. Una mela fucita abbiamo preso al Carrefour, sì. Va bene? Sì. Ok. E le accompagneremo insieme al succo di melograno. Mamma mia, quello è tutto mio, Senti, a proposito di quello che è mio e tuo e da ieri che mi stanno guardando, io provo qui dalle sorelle Fiorino, torrone ostiato, mi può piacere, sì, questo è torrone bergamotto, sì! Quale potevo scegliere secondo te io? Bergamotto, questo è chiaro. Ma sono tutte e due sorelle, i genitori sono partiti con la pasticceria, ma immagina che la sorella più piccola è, a parte che lavora sempre in pasticceria, però è una bravissima che preparano le torte con i cake design, la sorella. Ecco, no, per essere generosa, cosa che di solito è rara per me, per quello che mangio, perché lo mangio sempre tutto io da sola, però lo voglio condividere con voi, bravi ragazzi, bravissimi, siete stati bravissimi, tu non raccogliere le briciole, poi ci penso io. Mamma mia, semimorbido questo torrone. Aspetta, lo apriamo tutto così? Tanto. No, ragazzi, mi sta accadendo tutto però per dividerlo con voi, e questo non è giusto. Ne prendiamo un altro e lo tagliamo col coltello. No, Antonio, vieni. Questo è per te. Grazie, te lo sei meritato. No, adesso. Tu, okay. L'hai già mangiato? Lui sì. No, ma sei terribile. Allora, Anto, al mio via. 1, 2 e 3. Poi parlate voi però, è Natale tutto l'anno qui. Grazie. Diciamo che io ho avuto la fortuna di assaggiarlo caldo.
che assaggiare il torrone caldo che esce dal banco, proprio caldo, senza caldo, è qualcosa di unico, è qualcosa di unico. E tanto la signora Stella, ogni volta che vado, quando era sul banco e sentiva la macchina che arrivava, subito arrivano con un pezzettino, è qualcosa di assaggiarlo caldo, tiepido. Ma poi vedi quando... Capiterete qualche volta da quelle parti, vuol dire che glielo facciamo fare apposta. Ma noi capiteremo, certo che capiteremo. Scusami, questi sono i rimasugli che mi hai raccolto tu, eh? Mamma mia, bontà infinita. Bene, a proposito di prodotti al bergamotto, abbiamo un amico in comune, io e te. Ci mancherebbe. Vero? Ci sentiamo spesso e quando non lo chiama e non risponde è perché è impegnato. D'altronde non si può non che parlare, sì, non parlare del presidente dell'Accademia Internazionale del Bergamotto. Professor Vittorio Caminiti. Che anche lui insegnante, scuola di preghiera. Sì, insegna la scuola di preghiera, qualcosa di parte per la scuola, l'insegnamento, ma è una grande professionalità a livello di struttura alberghiere, ma è lui una persona proprio. Quando si dice esperto e ricettivo e ristorazione, tra l'altro ha realizzato più di 160 referenze a base di bergamotto, da un agrume, dalle disconosciute proprietà nutritive, nutraceutiche, parliamo del bergamotto come frutto, non l'essenziale, risaputa ormai, riconosciuta la DOP e l'utilizzo in ambito cosmetico, ma lui con il succo e le proprietà del bergamotto che abbassa il colesterolo, i trigliceridi, normalizza la pressione arteriosa, con i prodotti del sud, questo brand che ormai è conosciuto in tutto il mondo, amato anche da voi chef tantissimo, e caratterizza appunto tutti i prodotti della dieta mediterranea in associazione al bergamotto, quindi mandorle, davole, melassa di bergamotto, condimento balsamico a base di bergamotto, cipolla rossa di Tropea aromatizzata al bergamotto. L'hai provata la ricotta? La ricotta al bergamotto, la bergaricotta? No, l'ho provata quando hanno fatto dei buffet lì sul Reggio. La dobbiamo fare, presidente, con la stroncatura. Con la stroncatura. Porti la stroncatura, la prossima volta la facciamo? Cioè, allora ne dobbiamo fare due ricette. Due ricette, una con la bergaricotta. Quella va fatta, esattamente, e vuol dire che li prepareremo. Volevo dire, grazie a lui del bergamotto, da circa 20 anni fa che ormai stavano quasi in discesa, è spippato tutto. Che è riuscito a bloccarli e ha creato il Museo del Bergamotto, che c'è qualcosa di unico e eccezionale a Reggio, che vale la pena visitarlo, non solo, e con tutti gli assaggini che fanno lì dentro, con la cucina e in tutte le sue manifestazioni, si cucina con i prodotti del bergamotto, è qualcosa di unico per davvero. Ecco, anche gli chef Mazzei, Campoli, Ferraro, Luigi Ferraro, insomma Fabio Campoli. Altri personaggi, Fabio Campoli, sì. Sono tutti ambasciatori del bergamotto e quindi hanno realizzato, addirittura adesso è venuto fuori un manuale, un volume che è Bergamotto 2.0, che è un manuale appunto straordinario, curato nei particolari, per la sezione è attentissima la cura della spiegazione della storia del bergamotto in tutte le diverse declinazioni, sia nella parte storica, nella parte farmacologica, in cosmesi e soprattutto grande enfasi la parte della gastronomia curata da Fabio Campoli con una fotografia, devo dire, che è straordinaria. Ve lo faremo vedere, sta per arrivare proprio qui in anteprima, c'è stata la presentazione al Grand Hotel della Ville. Tu c'eri? Purtroppo no, ero c'eri, nel fuori. Veneto, altrimenti ho avuto l'invito che non mi manca mai nessuno, non c'è manifestazione che poi questa non potevo non essere invitato. Certo. E devo dire la verità, la colpa è mia perché ero fuori. Vabbè, fuori. Ma il professore sa che tu non c'eri. Assolutamente, l'ho sentito, ne abbiamo parlato, a lui... lo sa che se non ci siamo. Ce lo farò vedere però in trasmissione, in anteprima, Bergamotto 2.0, l'evoluzione del bergamotto e soprattutto tante ricette con i prodotti del sud a base di bergamotto del Regno delle Due Sicilie. Questa granella, mamma mia, che meraviglia! Voi sapete che io impazzisco per il pistacchio, ma come avete fatto a farla così? Pistacchio di Bronte! Si sente? Mi dicevi, lo zafferano, dove l'hai utilizzato che non mi ricordo? Nel risotto. Ieri. Di ieri. Buono. Come li sanno mettere insieme loro gli ingredienti? C'è niente da fare. Qualora voleste iscrivervi, è aperta a tutti, eh? L'iscrizione all'associazione professionale Cuochi Calabresi. Dimmi che è vero.
Certo, noi assolutamente, la nostra, non è, a parte l'associazione, non è solo da cuochi, ma per tutte quelle che amano la cucina, la buona cucina e gli amanti della cucina. Sono diventata io, sono onoraria, grazie a te. Per noi è stato un piacere e un onore averti tra i nostri soci onorari, e non sono molti, non sono molti perché altrimenti... Grazie. L'associazione non è che può essere solo onoraria, abbiamo tanti chef iscritti, tantissime, parecchie centinaia, non vogliamo fare dei numeri, ma in tutto il mondo. Pochi dal Brasile, onorari. No, tutto, onorari sono pochi ma buoni, come si suol dire. Grazie, sei meritato un boccetto. Però abbiamo soci in tutto il mondo, come parlavamo prima di Mosca, dall'Inghilterra alla Germania, in Brasile. Bravi, tutto, la rappresentanza e delegazione in abbiamo tutto tantissime il mondo. Delegazioni pure in Calabria, noi abbiamo, a parte il centro enogastronomico laureano, abbiamo una delegazione che ne sono ultimamente nate in altre tre in provincia di Cosenza, Camigliatello, Cosenza centro. Ma Camigliatello siete stati tre settimane a realizzare degli show cooking live in abbinamento ai vini terre di Cosenza. Prima lungo la via Roma, la via centrale, la domenica insieme a dei colleghi chef che alcuni sono qui pure presenti. Abbiamo presentato dei piatti artistici così, non d'assaggio, perché poi l'abbiamo fatto assaggiare. Dopo, cucina al territorio però. Tutte, da base funghi, caciocavallo silano, maialino nero, patata. E dopo, l'ultimo giorno, abbiamo gestito con l'abbinamento piatti i novelli di Calabria, cioè i novelli della provincia di Reggio. Quindi i novelli, proprio un abbinamento vini-cibo. Come vogliono fare grandi sommelier. Dopo ci sono stati gli abbinamenti ai piatti con i vini delle terre di Cosenza. Bene, bene. Con i colleghi e con tutte le aziende che hanno voluto partecipare, erano, mi sembra, un 12-13 vini calabresi. Fantastico. Ed è stato bellissimo. Ho visto qualche foto. Per tre domeniche di fila è stato qualcosa di unico. Però come sempre da socio onoraria poi va a finire che la crociera non la posso fare perché sto facendo un'altra cosa, va a finire che a Camigliatello non ci sono potuta venire, siete stati tre settimane, alla fiera che avete fatto come anticipazione alla manifestazione anticipazione di Lussemburgo non ci sono stata. Allora, qui vino rosso, aspetta, riduzione di vino rosso, come si fa una riduzione di vino rosso? Così potete prendere qualsiasi filetto avete in casa. Si va a mettere in padella antiaderente il vino rosso e un po' di sale. Un po' di sale, bene. Poi se si vuole fare pure agrodolce con un po' di zucchero. Va bene, no, non ci piace la bacca così, il vino deve essere senza agrodolce, no, lì facciamo l'aceto che è aceto ormai, quindi con lo zucchero ci sta, ma il vino lo lasciamo così, vero Presidente? Sì, il vino è meglio gustarlo con un buon filetto di maialino nero. Che poi sarebbe lo stesso che andremo a bere, che è ottimo, no? Sfumare con il vino che poi farà da accompagnamento. Beh, è un buon vino, mi sembra questo è il... Gelsi Listatti. Listatti, è un buon rosso, l'ho voluto assaggiare adesso proprio, non dico di nascosto, ma quasi, un vino rosso. Durante la amo i vini rossi, pure sul pesce. Bravo. Qualcuno mi dice che ma io pure sul pesce. De gustibus, de gustibus. E come tutti scelgono la birra per la birra sulla pizza, io scelgo il vino. Ma quanto mai? Un ottimo vino. Quando il vino è buono va gustato. Ma pure io sulla pizza ce lo metto il vino, a seconda della farcia della pizza, ci metto un bianco, un rosato, un rosso. E chi se ne importa? Tanto pure da te si dice: dove c'è gusto non c'è perdenza. Non c'è perdenza. Esattamente. Che c'è perde? Sì, non si perde niente. Si mangia tutto. Bello, questo amaranto vinaccio. Ecco, in diverse tonalità, più intense sui due medaglioni, sulle due medagline di filettino di maiale, con una knel, ecco importante, la knel per sgrassare, knel che vede intanto un succo di marinata di melograno, della mela spadellata con un po' di burro e zeste di limone e alla fine un pizzico di maiale. Un pizzico di miele, quindi un po' di miele. Guardate che meraviglia. Allora, questa è la millefoglie. Questo è il maialino
e facevano parte, ve lo ripetiamo ancora per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, della vittoria di questa medaglia di bronzo da parte del Team Calabria con in testa Antonio Chirico per la Culinary World Cup in Lussemburgo, questa gara quadriennale, si ripete ogni 4 anni, dove tutto il mondo partecipa e i nostri chef, la nostra Calabria, grazie all'Associazione Professionale Cuochi Calabresi, ha gareggiato e ha vinto 7 medaglie tra ori, bronzi, argenti, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi siamo abituati a questo, abbiamo del cibo, un settore agroalimentare straordinario, siamo quello che mangiamo e questa è la missione di A Casa Tua, raccontarlo anche attraverso gli autori delle ricette. Quindi grazie Presidente per essere stato con noi, torni presto con un altro speriamo amico. Speriamo di avere qualche altro invito, noi siamo felicissimi, io personalmente e tutti i colleghi sicuramente saranno felicissimi di poter partecipare. Scusami, te lo posso dire che sei a casa tua? Ma va, altrimenti che l'avremmo scelto a fare questo titolo? Grazie ragazzi, mi tocca un bacio. Guardate, troppo si stanno abituando a queste medaglie, eh? Non li ferma più nessuno. Grazie al team manager che è Rocco Sgro, grazie anche alla tua preziosissima moglie che ti supporta dai banchi di scuola nonostante tutto, e grazie a voi per l'attenzione. Andate sul nostro sito internet www.acasatua.tv, telefonate l'800 088 335 per parlare con noi anche durante le nostre trasmissioni, e sul canale di YouTube potrete rivedere tutte le puntate di A Casa Tua una ad una. Grazie ancora ad Anna Loi e grazie al mio team straordinario e strepitoso come sempre. A domani.